In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione, e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie, poiché tutti e 7 l'hanno avuta in moglie?» Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui». Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene», e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Questa volta sono i sadducei che provano a mettere in scacco Gesù. Lo fanno con questa domanda dei 7 fratelli che nel corso della loro breve vita prendono in moglie la stessa donna. Ecco, se esiste la resurrezione, con quale dei 7 fratelli andrà a stare la donna? Diciamo che il paradiso in questo caso complica le cose, perché se in terra perlomeno i 7 fratelli hanno condiviso la donna per un tempo preciso, uno dopo l'altro, come si farà quando sono tutti insieme? Perlomeno qui sulla terra le cose sono andate per un certo senso in maniera ordinata. Ma in paradiso come accadrà questo ordine? Ovviamente tutto questo lo dicevano per ironizzare sulla risurrezione dei morti, poiché i sadducei non credevano alla risurrezione. Che cosa risponde Gesù? Beh, la risposta di Gesù è una bella catechesi sull'aldilà, sulle realtà ultime, su quella che si chiama escatologia. Comincia dicendo che in cielo non si prende moglie né marito, nel senso che il verbo prendere verrà abolito. Qui sulla terra diciamo mio, tuo, ma in cielo no, saremo tutti di tutti e tutti di Dio. Una moglie sarà moglie di tutti e un figlio figlio di tutti, perché ci ameremo dello stesso amore di Cristo e nella pienezza della gloria. In questo saremo uguali agli angeli, non che diventeremo angeli. Ogni tanto sento dire: quel bambino è ora un angelo. No, quel bambino è ancora bambino, appartiene alla specie umana, alla creazione umana, ma condivide ora con gli angeli le realtà eterne, questo sì. Ma perché non ci interesserà più il mio e il tuo? Perché non ci interesserà più la proprietà privata? Risponde ancora Gesù: perché non moriremo più. Come a dire, oggi siamo preoccupati delle nostre proprietà perché in fondo abbiamo paura della morte. Il possedere ci dà l'illusione di poter vivere un po' di più e quindi di esorcizzare la morte. Invece là, in cielo, non ce ne sarà bisogno perché la morte stessa scompare e quindi la paura della morte pure. Senza paure non dovremo difendere nessun possesso, neppure le relazioni. E che i morti risorgono, questo lo dice già la Bibbia, già il libro dell'Esodo con il roveto ardente. Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. E sapete perché? Perché tutti vivono per Lui. Basta questo per sapere che esiste la resurrezione.